La Festa Democratica 2013, siamo con Pippo Civati, candidato alla segreteria del PD. Cosa porterà Civati nell'ipotesi di una possibile elezione a segretario dell'esperienza di buon governo pugliese a Roma? Beh, di buon governo pugliese ne ho visto tanto in realtà. Questa sera sono venuto di corsa a Campobasso. Io mi sono ritrovato, lo dicevamo anche stasera, soprattutto nella prima esperienza di governo di Vendola, nel ruolo del PD, anche nell'amministrazione che De Caro, l'assessore e parlamentare barese, diciamo, stasera ha rappresentato. Per cui sono, io di solito vengo anche in vacanza, qui dirò un fatto personale, ma perché mi trovo bene, perché vedo anche dal punto di vista culturale tante cose nuove e belle che questo paese forse dovrebbe valorizzare di più. Non è solo merito della politica, della società pugliese nel suo completo. Assolutamente. Prima hai detto che piuttosto che recuperare Berlusconi è il caso di recuperare Sel. Come si recupera Sel e qualche 5 Stelle anche, immagino? Beh, bisogna dare un termine ragionevole a questo governo di tempo e anche di ambizioni, non fare il contrario di quello che abbiamo proposto da sempre fino all'altro ieri come sull'IMU, e avviare un confronto anche con chi ha votato, non solo con gli esponenti di Movimento 5 Stelle e Sel, ma chi ha votato Movimento 5 Stelle e Sel e prima vota al PD, cercare di riportarlo a casa, insomma. Ok, un'ultima domanda, poi ti lascio andare, su Matteo Renzi, la posizione nei confronti di Matteo Renzi, chi fa il segretario, chi fa il premier, c'è un accordo? No, non c'è nessun accordo, io aspetto di sentirlo domani e dopo che torna a parlare, che ci dica qualcosa, perché insomma sull'IMU, sui cacciabombardieri, sulle cose di cui abbiamo parlato stasera, sul sistema elettorale, su tante cose vorrei sentire la sua opinione, poi dopo ci si confronta. Grazie a Pippo Civati. Antonio De Caro, deputato del PD, lei è stato parte dell'esperienza del secondo mandato di Vendola, quindi sa cosa ha fatto il centrosinistra per la Puglia. Questa esperienza del centrosinistra ritiene si sia un po' smarrita a livello nazionale anche con la sua presenza all'interno del governo? No, io sono convinto che l'esperienza di Vendola è stata un'esperienza esaltante del governo Vendola e anche del Partito Democratico nell'ambito del governo Vendola in questi anni per la nostra regione. Andando in Parlamento ancora oggi ci sono un sacco di parlamentari che mi dicono: per fortuna tu vivi in Puglia dove si vive bene, si sta bene, avete fatto un'ottima esperienza anche dal punto di vista amministrativo, c'è proprio un brand Puglia sull'enogastronomia, sulle energie rinnovabili, sui servizi sociali, sul turismo in particolare. È chiaro che il secondo mandato non è stato uguale al primo, anche per un po' di fibrillazioni legate al fatto che Vendola giustamente aveva l'aspirazione fino a qualche mese fa di fare il premier. Oggi è tornato a fare il presidente, ha fatto una giunta di combattimento e credo che nel più breve tempo possibile recupererà anche il consenso e lo riporterà ai livelli del primo mandato. Da pugliese oltre che da parlamentare, il duetto Vendola-Renzi come lo vede? Ah, lo vedo in maniera positiva, perché vuol dire che il centrosinistra potrà presentarsi alle prossime elezioni, che spero arrivino nel più breve tempo possibile, dopo aver fatto 4-5 cose, questo governo, compreso la legge elettorale, vada alle elezioni nuovamente. Lo vedo come un fatto positivo, potremmo avere una coalizione che si candida a governare questo paese, che va, diciamo, da Sel a tutto il Partito Democratico. Ultima domanda, nel PD di Puglia chi dobbiamo assolutamente rottamare e chi non ci possiamo permettere di rottamare? Ma io credo che dobbiamo rottamare quelli che stanno da tanto tempo, ma non rottamare nel senso che dobbiamo farli scomparire. Dobbiamo dire che è arrivato un momento di lasciare spazio non ai giovani in quanto giovani, ma a chi fino ad oggi non ha avuto la possibilità di misurarsi con la dirigenza del partito. È giusto che faccia un passo avanti chi fino ad oggi ha dimostrato capacità, ha dimostrato impegno e ha dimostrato anche di metterci il cuore nella politica, ma non ha mai avuto la possibilità di misurarsi col governo del partito regionale. Deve fare un passo indietro chi sta lì da 30-40 anni probabilmente. Grazie all'onorevole De Caro. Grazie a voi.